Giorgio Di Simone, Dialoghi con la Dimensione X, Oltre la Morte, Edizioni Mediterranee. Vorrei allora riprospettare una questione molto vecchia in un certo senso, ma che ancora una volta devo trattare, perché di volta in volta si aggiungono nuovi ospiti. E cioè a dire che la vostra esistenza in pratica si svolge su tre linee: quella della fede, del materialismo oppure dell'indifferenza. In ogni caso voi scegliete l'una o l'altra di queste strade e la scegliete per vocazione naturale. Una vocazione naturale che si è andata formando durante la vostra adolescenza. In linea di massima, durante tutto il corso della vita, la maggior parte degli uomini non sfiora neppure la problematica connessa alla fede. Vi sono uomini che dalla nascita alla morte non si sono rivolti una sola domanda. Hanno semplicemente, non dico accettato, ma seguito quello che era stato loro insegnato sin da piccoli. Qual è la posizione dello spirito lasciato il corpo di fronte alla sua condizione spirituale? Cioè a dire, l'essere spirituale, l'anima, come voi la chiamate, in realtà sulla terra, attraverso le molteplici esperienze della terra, quale motivo di esperienza supplementare trae per quanto riguarda la spiritualità? Vi sono spiriti che sulla terra non hanno creduto in niente e ve ne sono altri, per contro, che hanno creduto fin troppo. Cioè a dire, hanno creduto anche a ciò che non doveva essere assolutamente accettato. Priva di ogni spirito critico, la vita dell'essere umano si svolge prevalentemente sotto il segno dell'indifferenza. Accade che lo spirito, poiché percorre la materialità più o meno fino in fondo e cerca di trarre da essa gli elementi più rappresentativi, può ritrovarsi come spirito senza avere la possibilità di vagliare sufficientemente ciò che ha fatto. Perché dico questo? Perché noi sosteniamo, e lo abbiamo sempre fatto, che le azioni degli esseri umani sono valide soltanto se si qualificano spiritualmente, cioè a dire se portano il contrassegno di una critica interiore. I gesti e le azioni che voi potete compiere nel corso della vita, quando non passano attraverso la censura interiore, quando cioè a dire non diventano esperienze di tipo spirituale o almeno mentali, non valgono niente, sono perfettamente inutili, siano esse buone oppure cattive.